Sulla nostra regione va espandendosi un promontorio incubo di natura subtropicale, il quale determinerà un'avvenzione di aria calda, una breve fase di caldo dal sapore pienamente estivo, dunque, ci attende nel corso di questo fine settimana, con temperature che, durante le ore centrali della giornata, potrebbero superare i 30 gradi centigradi su molte località interne. La causa di questa breve fase calda va ricercata nella persistenza di una circolazione depressionaria in prossimità della penisola iberica, la quale stimola la risalita di aria calda dall'entroterra africano verso il Mediterraneo. A seguire, la circolazione tenderà a mutare grazie all'allungo verso sud-est della depressione semipermanente di Islanda, favorendo l'inserimento di correnti nord-occidentali, le quali, oltre a determinare un rientro delle temperature su valori normali, causeranno qualche nota di instabilità con possibili rovesci sparsi. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 25 settembre, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in sensibile aumento, soprattutto nei valori massimi, venti deboli meridionali e mare quasi calmo o poco mosso. Domenica 26, ancora condizioni di bel tempo con qualche nube di passaggio, soprattutto sul settore settentrionale della regione. Temperature in ulteriore lieve aumento con possibili punte di 30-31 gradi centigradi nelle aree più interne, venti deboli mediamente da sud e mare poco mosso. Da lunedì le correnti tenderanno a ruotare da nord-ovest, grazie al maggiore affondo della depressione di Islanda verso l'Europa centrale. Le temperature tenderanno a diminuire, riportandosi entro martedì 28 su valori normali per il periodo. Qualche rovescio sparso potrebbe interessare le aree costiere nelle prime ore di lunedì, mentre precipitazioni a sfondo temporalesco interesseranno la dorsale appenninica durante il pomeriggio. Ancora non è dato di saperlo se nei giorni a seguire le correnti atlantiche prenderanno il sopravvento, andando così a strutturare un canale depressionario anche sulla nostra penisola, in seno al quale transiterebbero in serie le piovose perturbazioni provenienti dall'Oceano Atlantico, ponendo così fine a questo lungo periodo siccitoso. Avrò modo di riparlarne certamente, per cui vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.